L'attentato di Barcellona, Bassano piange per la scomparsa del 25enne Luca Russo. L'abbiamo riconosciuto dalle immagini viste in TV, qui erano i suoi pantaloni, ricordo uno zio. Luca e Marta sorridenti e sognatori, travolti dal furgone dei terroristi, su Facebook erano sorridenti e spensierati. Il Veneto piange la seconda vittima del terrore, dopo Valerio Sorrentino la politica ora si interroga. Editoriale del direttore Luigi Baccialli, Luca e Marta innamorati e falciati dall'odio dei terroristi. Caos alle Poste, il capogruppo regionale Nicola Finco convoca il direttore e scrive al ministero. Scandalo al Fiume, un gruppo di ragazze fotografate mentre fanno il bagno con il burkini. Buonasera a telespettatori, come avete sentito c'è anche un ingegnere bassanese tra le vittime dell'attentato sulla Rambla a Barcellona, il nostro primo servizio. Mancano pochi minuti alle 13 quando i dubbi cominciano a diventare certezze, quando il nome di Luca Russo rimbalza in rete e la sua pagina Facebook si riempie di messaggi di cordoglio. È lui la seconda vittima italiana. La pachidermica macchina della diplomazia si attiva per cercare le necessarie conferme, ma più passano le ore, più le incertezze lasciano spazio al dolore. 25 anni, un diploma al liceo Brocchi di Bassano e una laurea in ingegneria a Padova in tasca, appare sorridente e sereno nelle foto, ancora inebriato dal successo e dalla felicità di chi ha bruciato le tappe. Di recente era riuscito ad avere anche un contratto di lavoro in un'azienda dell'Alta Padovana, la FRAL di Carmignano di Brenta. Con la ragazza Marta Scomazzon, anche lei bassanese di Via Mutton, la scorsa settimana aveva fatto rotta sulla Catalogna, Barcellona la meta prescelta. Le Rambla, il luogo in cui combattere il caldo nell'assolato pomeriggio di giovedì, quando il furgone si è scagliato sulla folla travolgendola, l'ISIS rivendica l'attentato nella notte. Marta ha chiamato i familiari, è ferita ad una spalla e ad una gamba. Sono viva, ma non ho più notizie di Luca, ha spiegato giovedì ai familiari che ancora non avevano visto i telegiornali. La sorella di Luca, Chiara Russo, in preda all'agitazione, attanagliata dal panico, ha postato in rete un disperato appello: aiutatemi a riportarlo a casa. Luca è stato riconosciuto in uno dei video più cruenti girati da chi, impotente, ha assistito alla follia e a terra, sanguinante. A casa del 25enne, dietro la stazione di Bassano, in via Largo Perlasca, non c'è nessuno. Il padre è già in volo per Barcellona. I vicini di casa lo descrivono come un bravo ragazzo con cui non avevano però grandi rapporti. Porca vicinanza, basta. Tu abitava con il papà? Penso di sì. Una tragedia che ha inevitabilmente gettato nello sconforto la città e i molti giovani abituati ormai a pensare che Barcellona non sia così distante da casa. E sono cose che pensi sempre siano tanto distanti da te, poi vieni a sapere magari che è morto qualcuno, che comunque i miei amici erano appena tornati, dici potevo essere io 2 settimane fa. E a casa di Marta, brillante studentessa del liceo Brocchi di Bassano, lo zio racconta di come i familiari hanno saputo della tragedia. Persona splendida, stupenda. Renato Sartore, lo zio di Marta, era stata lei a presentargli Luca, il suo fidanzato, quel 25enne pieno di vita, ucciso dalla follia criminale andata in scena a Barcellona. È lui a ripercorrere quegli ultimi istanti di vita di Luca. Noi non sapevamo dell'attentato, l'abbiamo saputo da Marta e dopo abbiamo acceso la TV. Quando erano partiti, ragazzi? Domenica scorsa. Per vacanza? Per vacanza, sì. Dovevano star lì circa 10 giorni e penso domenica dovevano trasferirsi a Valencia. Una vacanza di fine agosto, qualche settimana di relax prima di cominciare a costruire sui sogni diventati ormai realtà. Una vita da percorrere ad ampie falcate fino a quando la loro strada si è incrociata con la corsa degli attentatori. Ho detto alla mamma di rimanere tranquilla, che lei stava bene, però non sapeva nulla di Luca e il suo fidanzato. Non si è saputo nulla di Luca fino a stamattina, che hanno confermato la notizia che purtroppo Luca non ce l'ha. Immediatamente da Bassano del Grappa i familiari si sono messi in viaggio. Sono partiti la mamma di Marta, la sorella della mamma di Marta, che è mia moglie, e dopo un fratello e i genitori di Luca. Stare vicino a Marta in questo momento è la priorità. Marta, come dicono, pare abbia un paio di fratture, una al gomito e una caviglia. È cosciente, sta bene, però
a livello emotivo. Da come sappiamo le cose, stavano rientrando in hotel ed è successo il fatto, ecco. Cosa vi ha raccontato? Vi ha dato qualche dettaglio? No, non si ricorda nulla. Non si ricorda nulla, ha solo detto, ha avuto la prontezza di chiamare subito la mamma e dire che cosa era successo e di stare tranquilla, che lei stava bene, però non vedeva più Luca. Luca e Marta, tra viaggi, lavoro e studio, i ricordi degli amici e anche del preside del loro ex liceo. Nasciamo senza portare niente, moriamo senza portare via nulla, in mezzo litighiamo per possedere qualcosa. È l'ultimo post di Luca Russo, il suo ultimo pensiero, quasi profetico o quasi inviato dallassù. Ma chi litiga e semina odio se l'è portato via. Luca in questa terra però sembra aver lasciato molto. Quando le voci hanno cominciato a rimbalzare da TV e giornali online sul suo coinvolgimento nei fatti di Barcellona, la sua pagina è diventata una cassetta postale. Si è riempita di messaggi, di ricordi e di preghiere. Aiutatemi a riportarlo a casa, gridava la sorella soltanto poche ore prima, sopra ad un video che mostrava già Luca e Marta a terra sulla Rambla. Il viaggio è la metafora della conoscenza e oggi i ragazzi hanno bisogno di conoscere il mondo, di essere cittadini nel mondo in modo tale che possano comprendere le complessità di oggi. E Luca amava viaggiare, diverse foto ne sono testimonianza. Un amore trasmesso dal liceo Brocchi di Bassano che entrambi i ragazzi avevano frequentato e che a settembre ricorderà l'ex studente. La scuola fa la sua parte a livello formativo, poi la società dovrebbe garantire quella sicurezza che in questo caso non ha garantito perché queste tragedie non possono succedere. Laureato in ingegneria a Padova lo scorso settembre, Luca lavorava in questa azienda a Carmignano di Brenta, dove oggi non si vede nessuno e dove nessuno vedrà più il 25enne varcare nella soglia. Il Veneto quindi piange il suo secondo figlio vittima del terrore e la città è vicina alla famiglia. È una tragedia, nella tragedia siamo ovviamente vicini ai familiari, vicini in questo momento di dolore e a assoluta totale disponibilità per qualsiasi necessità. Abbiamo le bandiere a mezz'asta per significare il cordoglio di tutto il Veneto, ma dico anche che non bastano le bandiere a mezz'asta. Queste belve, questi delinquenti che fanno perdere la vita al secondo figlio del Veneto, dopo Valeria Sovegin anche Luca Russo, beh, questi delinquenti che si divertono ad ammazzare cittadini inermi senza nessun motivo e anche con degli scenari da carneficina vera e propria devono essere sterminati, bisogna agire senza pietà e fare in modo che si ripristini l'ordine. Abbiamo messo le bandiere mezz'asta già da stamattina, le terme mezz'asta in tutto cittadino fino al giorno delle esequie. C'è l'intenzione poi il giorno delle esequie di chiedere a tutti di sospendere l'attività, ogni attività produttiva, commerciale di qualsiasi genere, ma anche spettacoli, attività sportive, nelle ore delle esequie proprio per fermarci e stare proprio soltanto a condividere il dolore e a dare l'ultimo saluto a questo nostro concittadino. E c'è anche il desiderio, e su questo dovremo accordare con la famiglia nei prossimi giorni, di fare un momento silenzioso, senza clamore, in cui poter scendere in piazza, magari una fiaccolata, qualcosa di simile, per dare l'opportunità ai concittadini che lo vogliono fare di unirsi, di stare insieme, di mostrare anche fisicamente con la presenza la solidarietà nei confronti della famiglia, anche la ferma condanna di questo e di tutti gli altri atti di violenza terroristica inaccettabili e per noi incomprensibili. E proprio su questi fatti tragici di Barcellona sentiamo l'editoriale del nostro direttore Luigi Baccialli. Due ragazzi veneti innamorati a passeggio per le strade di Barcellona, Luca e Marta, pieni di vita, pieni di gioia per le vacanze e poco distante da loro, in un furgone, dei coetanei, un gruppo di coetanei carichi d'odio, innamorati non della vita ma della morte, decisi a sterminare gli infedeli. Questo è il destino che attendeva questo povero ragazzo bassanese che è stato travolto dal furgone, che ha perso la vita, la sua ragazza fortunatamente è rimasta ferita, ma è una tragedia senza pari che colpisce anche il Veneto e questa regione è in lutto e anche noi ci stringiamo alla famiglia, ai genitori che si sono precipitati subito
in Spagna. Ci sono le solite parole di circostanza, la solita retorica, le solite analisi. Il capo dello Stato che dice, non essendo capo dello Stato della Francia, che dice i responsabili saranno puniti, magari lo potrà dire Macron meglio di lui, ma cosa c'entra saranno puniti i responsabili? I responsabili devono essere fermati in tempo, perché qui in Italia si stanno creando i presupposti per stragi simili a quelle che sono accadute non solo in Spagna oggi, ma a Parigi, a Bruxelles, a Londra, a Stoccolma, una linea retta che unisce in verticale, sembra quasi disegnare una A che poi scende verso Berlino, e questo lato di questa A all'A potrebbe essere, no, nella testa di questi invasati che sono innamorati dei simboli, potrebbe scendere verso l'Italia. Non siamo al sicuro, non ci sottrarremo a questa violenza. La gente va a spasso a Venezia tranquilla, perché lì non ci possono essere furgoni, ma troveranno un sistema per arrivare anche a Venezia. Dobbiamo prepararci anche a questo e non ritenerci così al sicuro. Ecco, il capo dello Stato che dice saranno puniti i responsabili dovrebbe dire dobbiamo fermarli in tempo, dobbiamo prendere quelle misure che evitino non solo a quelli della seconda generazione di radicalizzarsi nei prossimi anni in Italia, ma a quelli che stanno arrivando, ai foreign fighters, a questi pazzi scatenati, di approdare nel nostro paese. È una storia terribile quella di Barcellona, ma è l'ultimo anello di una catena che purtroppo si allungherà ancora. E chiudiamo questa ampia pagina dedicata all'attentato di Barcellona e voltiamo decisamente pagina. Siamo a Bassano e parliamo del caos post. I residenti sono su tutte le furie e la regione chiama al rapporto la direzione. Non c'è pace per le cassette postali, anzi per quelle la pace è forse eccessiva, visto che vedono nuove missive in buca ogni 15 giorni. Nell'area bassanese è caos poste. Tra ritardi nella consegna, che spesso avviene ogni 2 settimane, e girovagare degli utenti tra un ufficio e l'altro, perché non hanno più come riferimento la propria sede di prossimità. Stranezze estive, non si sa, e proprio questo è il punto. Chiederemo anche al direttore dell'ufficio postale di Bassano di fare chiarezza, perché le segnalazioni che ci stanno arrivando sono vergognose, soprattutto anche sulla gestione interna ed esterna ovviamente dell'ufficio postale. Perché ad oggi, nonostante le lamentele, la gente non riceve grandi spiegazioni, ma continua a subire disservizi. Stanno arrivando bollette in ritardo, stanno arrivando anche visite prenotate, purtroppo notificate troppo tardi, insomma una vera vergogna, anche perché il servizio postale viene pagato dai cittadini, viene pagato da chi usufruisce ovviamente delle poste, e purtroppo danno un servizio inefficiente. I disagi sono molti per chi ha un'attività, per gli anziani costretti a spostamenti importanti, per chi aspetta qualcosa che spesso non arriva proprio. Attraverso l'assessore competente faremo pressioni presso gli uffici romani delle poste italiane per sistemare questa indegna situazione che si sta verificando sul nostro territorio. Ricoverato a San Bassiano per accertamenti un milanese di 47 anni che è uscito di strada in sella alla sua bici lungo la statale Cadorna in località Costa Lunga sul massiccio del Grappa. Attorno alle 14 l'uomo è stato trovato a terra privo di sensi da un'infermiera di passaggio in quel momento con la sua auto. Immediatamente è stato soccorso, il 47enne ha ripreso conoscenza. Sul posto sono giunti i sanitari del SUEM di Crespano con un'auto medica ed un'ambulanza. Dalle prime verifiche mediche l'uomo ha riportato un trauma cranico, toracico e anche addominale. Ci sono anche 4 comuni dell'Alta Padovana tra quelli ammessi allo stato di crisi dopo il violento nubifragio del 24 luglio. Ci sono anche 4 comuni dell'Alta Padovana, Cittadella, Galliera Veneta, Campo San Piero e Piombino Dese, tra quelli ammessi alle procedure dello stato di crisi attivato dalla Regione in seguito al maltempo che il 24 luglio ha colpito il Veneto provocando danni ingenti. In provincia di Padova erano stati 23 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per piante cadute che avevano invaso la strada, in modo particolare nell'Alta Padovana. La Regione ha incaricato la Direzione di Protezione Civile e Polizia Locale qualora gli enti e le strutture competenti formulassero
arrivassero specifiche richieste, a ricorrere alle risorse del Fondo regionale di protezione civili nei limiti delle disponibilità di bilancio. Scandalo in riva al Fiume, ragazze in burkini. Guardate le prossime immagini. Costume intero, due pezzi, trichini. Ci sarebbe solo l'imbarazzo della scelta per sfoggiare il giusto outfit oppure in spiaggia o in riva al fiume. Ma l'estate 2017 ha portato alla Pria di Arsiero una novità, riservata, c'è da dire, alle donne di fede, quella islamica, eppure per le più oltranziste fra loro. Sulla spiaggia di Pria, questo scatto immortala un gruppetto di amiche in una giornata di relax al fiume. Pantaloni alla caviglia, tunica ai fianchi, cappuccio. Questo è il burkini. La fotografia che sta girando in rete sta suscitando tanta curiosità, diversi commenti. Sono i tempi che cambiano, ma per la maggior parte degli internauti è solo segno di libertà mancata. Apriamo la pagina dello spettacolo perché torna anche quest'anno B-Motion, l'arte contemporanea in danza, teatro e musica.160 artisti, 60 performance, 20 prime nazionali, 80 operatori internazionali. Il festival nel festival alza il sipario su un palcoscenico eclettico, multiculturale, che parla lingue e linguaggi diversi. B-Motion, per 15 giorni dal 22 agosto, esplora i nuovi panorami della scena contemporanea attraverso danza, musica e teatro. Stabat Mater porterà la danza nelle chiese sconsacrate di Bassano e poi verrà raccontata la storia di Lady Di. Sacinoro invece, a passo di danza, trasformerà un tir come un origami nel giardino Ragazzi del 99. I danzatori poi creeranno delle coreografie con i cittadini durante il mercato del 26 agosto. Ma B-Motion racconta e diventa specchio del presente anche attraverso il teatro. Barbara Berti e The Baby Walk affrontano i temi dell'equilibrio e dell'identità. L'energia degli immigrati di seconda generazione caratterizza invece il progetto I Periferici, ma nel teatro anche tanto Veneto. Il Veneto ha fatto emergere alcune assolute eccellenze nell'ambito del teatro contemporaneo, per esempio Anna Gor, che è attualmente alla Biennale Teatro, Babilonia Teatri, che sono stati anche loro premiati con il Leone d'Argento alla Biennale Teatro, i Fratelli dalla Via. O Valentina Dalmas e ancora Amor Vacui. Debutto poi in B-Motion della musica contemporanea, il 3 settembre, con tre concerti, musica elettronica, videoproiezioni, performing, progetti che esplorano le relazioni tra suono, spazio e movimento. Questa sera alle 21.15 non perdete l'appuntamento con Focus e il nostro direttore Luigi Baccelli ovviamente si parlerà dell'attentato di Barcellona e di molto altro. Ospiti del direttore saranno Vittorio Zannini, Francesco Pontelli, Rosa Poloni, Stefano Marrone, Valente Chieregato e Paolo Pizzolato. E come sempre anche voi telespettatori potete partecipare alla diretta attraverso i vostri sms. Ora vediamo insieme che tempo farà domani con le previsioni del tempo del generale Giancarlo Iannicelli. Vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. L'anticiclone che ci ha interessato in questi giorni tende ad attenuarsi, si ritira, ne approfitterà subito un sistema perturbato di origine atlantica che scorrerà su di noi e quindi in parte rovinerà questo fine settimana, apportando di nuovo qualche pioggia. Più in dettaglio prevediamo un po' su tutta la regione. Per domani inizialmente un cielo poco nuvoloso, tutto al più irregolarmente nuvoloso, senza fenomeni. Con il passare delle ore però avremo un peggioramento sensibile, a iniziare dalla parte più occidentale delle nostre zone, quindi avremo un aumento della nuvolosità con delle precipitazioni che poi in tardo pomeriggio potranno essere anche a carattere temporalesche e temporali anche di una certa intensità. Questa instabilità durerà per tutta la notte e per le primissime ore di domenica, quando potremo avere ancora dei fenomeni residui. Poi avremo un cielo sereno, si rasserenerà velocemente, quindi avremo una buona giornata per domenica. E con questa situazione i venti saranno di direzione orientale dai quadranti settentrionali e con rinforzi anche intensi nella giornata di domenica, quindi avremo questo vento che spirerà da est. E le temperature tenderanno ad abbassarsi soprattutto nei valori massimi. Per domani ancora temperature intorno ai 22 gradi, le massime oltre i 30 gradi. Ecco, il ridimensionamento avverrà per domenica quando prevediamo le minime intorno ai 17-18 gradi e le massime intorno ai 27-28 gradi. Per finire l'Alto Adriatico, inizialmente mosso, molto mosso, poi ecco l'aumento del vento porterà l'Alto Adriatico in alcune zone ad essere agitato.
è tutto.